Incontrare il pallone d'oro siciliano a casa propria. Ma senti, tu sei incerottato, per il lavoro. Ah, ecco, non sei infortunato. No, stavo scherzando, però insomma, fatica, vero? Burculeri vi tiene sulla corda. Stiamo faticando da matti. È perché è una serie di fatta fisica, non c'è molta tecnica in questo campionato, sì, almeno negli ultimi anni. È un periodo che giustamente bisogna lavorare, devi mettere benzina, devi mettere forza, e tutto questo te lo ritrovi poi tra un paio di mesi. Ok, senti. Vi ho visti durante il riscaldamento della partita, cioè non ho visto quel grande momento sereno, si percepisce ancora non siete molto sereni per il fatto stadio, cioè non ci si può nascondere, l'espressione dell'uomo, se un uomo sereno non le nasconde. Assolutamente, ecco. No, lo percepisci subito, non bravo, riesci a esatto. Certe cose, esatto. Certe sensazioni, quindi ovviamente ancora manca un po' di serenità, manca un po' di tranquillità per tutto quello che è successo. Però siamo convinti e siamo anche ottimisti e sappiamo che stanno cercando di risolvere. Lo stadio è uno per due squadre, perché comunque o volente o non volente Juve Terranova è stato pescato in eccellenza. Adesso ci saranno delle riunioni, insomma, delle cose da risolvere. Ecco. È la cosa primaria da risolvere, perché noi... Ma è un messaggio, te lo chiedo, ma mettere assieme i due presidenti e trovare un accordo, cioè che cosa c'è che non va? Cioè sono uomini imprenditori di grande elasticità mentale, cioè non posso pensare che, diciamo, tra virgolette, orgoglio e testardaggine possano danneggiare in questo modo un prodotto. Per il bene, ecco, della città bisogna trovare una strada comune. Grande, perfetto. Per un unico obiettivo, che noi abbiamo un campionato importante, loro anche. Voi però, fino all'anno scorso eravate in eccellenza. Però per la città di Gela è giusto che ci sia un unico obiettivo comune, ecco, perfetto. Serio, e che... Se è possibile mettere da parte tutto quello che è stato il passato per ricominciare. Noi abbiamo la nostra strada, loro hanno la loro, però senza intracciare noi la loro, noi non dobbiamo intracciare la strada che percorre Paradiso con la propria città. No, però squadra. Comunque per loro, non la nostra. Quindi esatto, ecco, bravo. Bisogna, cioè... bisogna cercare una la soluzione migliore per la città di Gela. Perfetto. Voi ho visto che comunque siete convinti di rimanere con il Gela e fare la Serie D. Assolutamente. Ecco, vabbè, cioè, non ci sono dubbi. La famiglia Tuccio, Gela Calcio, ma sappiamo che tutto questo andrà. Alla fine martedì prossimo verranno fuori i calendari, insomma, i gironi. Verranno fuori i calendari, sappiamo il 21 che c'è la Coppa Italia, che purtroppo forse non giocheremo qua perché inizieranno i lavori. Sì, esatto, di adeguamento. Esatto, ecco. E quindi credo che i fulmini, spero che ci sia. Quindi la quiete dopo la tempesta? La quiete dopo la tempesta. Non è stata solo una nuvola. Allora tu speri che sia stata una nuvola fantoziana? Io spero che sia stata una nuvola di passaggio che sia servito a qualcuno per svegliare le coscienze delle persone, che abbia movimentato qualcosa e che adesso ritorni il sereno sulla città di Gela. Calcio estate, Giovanni Martello, l'ho sentito prima al telefono, dice no, il risultato questo non mi preoccupa, è calcio estivo, ti ho rubato anche le dichiarazioni. Ma a me non interessa il risultato, a me interessa il Gela Calcio nella sua struttura. Non mi interessa quello che tra virgolette ho visto in campo, perché siamo in una fase interlocutoria. Mi interessa sapere il Gela come sta nella sua identità, nella sua inconscio, in virtù della problematica che state vivendo e che noi stiamo seguendo mediaticamente. Perché in faccia non c'è serenità, devo dire la verità, almeno scrutando gli occhi. No, vabbè, è stato un momento di... Tu con la barba lunga io non ti riconosco. Ti sei adeguato alla faccia di Brucculeri, allo stile Brucculeri. Sì, mi sto bruccolerizzando. No, è stato chiaramente un periodo non facile, non è inutile negarlo, sarebbe veramente negare la verità e non è il nostro costume, non è il mio costume. Però abbiamo notizie confortanti. Questo sorriso è interessante. E questo ci fa sicuramente. So, anche perché la prossima settimana, Giovanni, ci sono i calendari, tutto il resto. I gironi. La Coppa Italia la fate qui, perché sembra che comunque possa esserci dubbi. Qui no. Qui è sicuro. No. Al 100%. Quale potrebbe essere lo stadio nel territorio? Così magari lanciamo il sassolino. Intanto vediamo se giochiamo, può essere che riposiamo, non lo sappiamo, può essere che giochiamo in trasferta. Se poi avremo... Come sei, come la grappa barricata, sempre se in trince. Se poi giocheremo in casa, poi ci porremo il problema. Al momento in cui sì. Sicuramente venendo, cercando di venire incontro ai tifosi per non farli spostare in maniera...
copiosa e disagiata. E quindi ci porremo il problema. Al momento abbiamo avuto altro a cui pensare. Lo so, Giovanni. Senti, operazioni di mercato ancora in corso? Sì, vediamo. Sì. Perché comunque la dobbiamo alzare la qualità della squadra. Qualcosa ancora dobbiamo. Ma ho visto qualcosa che ti manca in difesa? O mi sbaglio? Sì, sì, numericamente lì siamo sicuramente pochi. Stiamo aspettando il pezzo giusto. Quindi la famosa bomba Monti potrebbe esplodere da un momento all'altro. Stiamo aspettando. Va bene, ok. Stiamo cercando assolutamente. Una Serie D senza tante siciliane. Per chi è rimasto in Serie D è una grande difficoltà quest'anno a difendersi. Peccato, un grande peccato. Dimostra la difficoltà che viviamo. La radiazione del Noto, l'uccisione, l'auto-eliminazione della Leon Fortese. Un peccato. Veramente. Due torri con la penalizzazione. Insomma. Vabbè, ma due torri con la penalizzazione faranno sempre bene. Fanno bene. Vabbè, ma lì sanno che cosa però significa. Però chiaramente solo cinque siciliane è veramente. È dura quest'anno. È un peccato. È un peccato e ripeto. Evidenzia la difficoltà che in questo momento. Diciamo che la Serie D penso che sia il campionato. Di scambio tra chi vuole fare calcio, sì, quindi bravo, andare oltre, e chi vuole morire, bravissimo, passarsi un attimo un giocattolo dalle mani. Siamo a un passo dai professionisti, cambia la dimensione, cambia l'atteggiamento e siamo a un passo dai professionisti, e quindi è più facile morire. È facilissimo, perché i costi sono esorbitanti e se non fai bene i conti, se non programmi, se non ti fai prendere dall'ansia di fare spese folli per ben figurare, rischi parecchio. Quindi nella logica dei musicisti e dei cantanti, U2 e Jovanotti, è meglio dire sempre la verità, sempre, e non cantarla, ma magari ritmarla. Sempre, magari scomoda, ma sempre la verità. Però bere per dimenticare, siamo una grappa barricata, che poi lì giochiamo molto, se la grappa è dietro la linea o davanti. Grazie Giovanni. Grazie sempre a te. Come sta il Gela dopo quest'altra amichevole? Come è stato? Come è stato a scuola? Io ho visto delle cose interessanti nel momento in cui c'era l'uscita fisica, la corsa e il dinamismo. Ecco il saluto con Giovanni De Leo. Però giustamente possiamo dire che ancora siamo in fase di lavoro, no mister? Noi abbiamo una fatica non indifferente, ecco, con la squadra. Esatto. Il 12 luglio stiamo lavorando. Sì, di conseguenza penso. Chi è più piccolo e leggero si vede che sta meglio, no? Ma non è una questione di essere più, di avere un fisico più leggero. Penso che le cariche di lavoro sono abbastanza dure, abbastanza massacranti. Poi, chiaro che i ragazzi hanno grande difficoltà, hanno grande. In questo momento ti viene a mancare la lucidità. Esatto. Però ecco, poi nel secondo tempo è chiaro che la squadra ha avuto una reazione diversa. Il gol fatto dall'avversario ha aiutato un po' anche da questo punto di vista, lo stimolo, la rabbia, l'agonismo o no? Tanto sul piano balistico è stato un bel gol, no? Magari una lettura sbagliata del nostro difensore, gli ha permesso di girarsi, però devo fare complimenti all'attaccante. Allora, credo tutto poi nel secondo tempo penso che siamo stati. Avete un po' più fiato, assolutamente sì. Ecco, assolutamente penso che nel secondo tempo la squadra ha avuto una marcia in più e io sono convinto che dobbiamo lavorare, ci stanno a lavorare molti giovani interessanti, come ben visto, non sono per niente scoraggiato. L'ultima battuta te la riporto perché è normale, insomma l'attenzione è quella dello stadio, sembra che comunque ancora non sia tutto chiaro, però Dimo ha visto che il presidente Tucci è qui, non rilascia dichiarazioni, voi siete qui a contatto, insomma rimanete compatti, la sua presenza qui è ben chiara, no? Ci mancherebbe altro, dai. Anzi, forse di prima, noi crediamo in questo nuovo progetto il presidente, siamo tutti vicini a lui. Ti stuzzico però, la Juve Terranova è stata ripescata in eccellenza e lo stadio è uno. Noi giochiamo in Serie D, ma non guardo le altre categorie. Io parlavo non delle categorie ma dello stadio, insomma, che dovete magari condividere se nel caso. Ma questo non lo so, non sono battute che devo farti io, questa è una domanda che dovresti fare agli altri, non è di mia competenza, io penso solo a noi, okay. Lavorare in questo stadio. Dove è giusto che da protagonisti, come lo siamo stati in questi anni, gli altri penso che non lo sono stati protagonisti. Ti riporto a un pronostico, una Serie D senza tante siciliane, questo significa che ci sarà sofferenza? Ecco,
probabilmente la ritengo una scarsa programmazione anche da parte di società, insomma, che oggi nascono e domani muoiono, per cui io penso che il futuro è lavorare soprattutto sui giovani, avere dietro una buona fucina di giovani, grandi scuole calcio che lavorano e ti danno la possibilità. Come oggi il calcio non solo la non è più fatto dei grandi, ecco, deve essere fatto. Penso che il riflesso ne presente pure il calcio. Gli anni 90 sono la generazione chiamata a fare calcio, il calciatore, dal 90 al 98, 99, quest'anno proprio è molto più evidente questa cosa. Quindi sono chiamati a diventare responsabili in campo, ecco. C'è la regola degli under, però non sottovalutiamo che se un giocatore è bravo a 15 anni o a 16 anni o a 14 non debba giocare bravo, mister, ecco, allora tu la pensi come me da questo punto. Il talento non ha età. Il talento non si discute.